Allora, Renato, a fine di questa prima giornata com'è andata? Ma dai, abbastanza bene, le condizioni erano abbastanza difficili e indovinare le gomme, il setup e così, insomma, non è stato facile, però adesso vediamo com'è andata questa prova, anche se a me sembra che non sia andata benissimo, che non mi sono molto trovato, ma comunque bene, insomma, c'è ancora domani. Grazie. Gianluca Vita, grande spettacolo, grandi tempi con questa Fiesta. La vettura è molto bella, è anche molto difficile, non voglio far danni, per cui stiamo giocando. Allora, Marico Valleri che dà spettacolo e si sta divertendo con questa macchina che è sempre un mito. Sì, dai, diciamo che stiamo prendendo confidenza, anche se è una macchina ha qualche anno, ma qui le condizioni sono molto proibitive. Ci stiamo divertendo, penso anche il pubblico. Grazie. Cristiano Matteucci, finita la prima giornata di gara qui a Ciocchetto. Pista di ghiaccio, ma ci divertiamo, dai. Non è la macchina proprio adatta per questi fondi, però comunque noi ci divertiamo sempre, in qualsiasi momento sia. Grazie. Andrea Marcucci, finita la prima giornata di fatica, sempre con un grande spettacolo, con una macchina molto impegnativa. Sì, molto impegnativa ma anche molto divertente, sia sulla neve sia ora con un po' di asfalto bagnato. Siamo contenti, ci stiamo divertendo molto. Grazie. Allora Federico, come sta andando con questa R3? Beh, per ora bene, eravamo noni assoluti, avevamo i primi 4 in 7 secondi, solo che abbiamo avuto un problema con le pizze e i freni e siamo dovuti ripartire con le chiodate davanti. Dunque vieni su e ci è voluta tutta perché praticamente non hai trazione. Marcine passi, speriamo che si è preso una vita. Bene, grazie. Allora, Stefano Matteucci, come sta andando? Sta andando, ci stiamo divertendo, stiamo vedendo un attimo di capire come si guida in queste situazioni un po' ambigue, ma molto carino per fare esperienza e basta, è bellissimo. Peccato stamattina abbiamo avuto un problema di timing tra io e il mio navigatore e basta. Ci stiamo divertendo, è stata un po' dura adesso perché fa freddo, ci sono dei punti ancora innevate, però mezza strada asciutta, sei con l'intermedia, non sai mai cosa fare. Bene, grazie. Prego. Siamo con Alberto Vescovi, protagonista di innumerevoli trofei, quest'anno con questa Fiat 500 si è ben distinto vincendo il trofeo ed è qui al Ciocco per divertirsi. Sì, siamo qui per divertirsi e vengo molto volentieri perché si sta bene, l'organizzazione è perfetta anche in queste situazioni. Qua si sta bene, il rally è bello in queste situazioni, quindi merita venire. Grazie. Grazie. Ciao. Roberto Marchetti, hai sorpreso nelle prime prove, ora cosa sta succedendo alla tua 1? Sull'asciutto, il bagnato si becca un attimino. Sulle prime ci siamo divertiti perché il fondo ce lo permetteva. Ora su questa purtroppo è dall'inizio che va a 3. Però va bene, l'importante è essere arrivati stasera, domattina poi rimetto quell'altro pistone. Bene ragazzi. Luca Pierotti, dopo con la Clio R3 abbiamo una nuova Twingo, una nuova avventura, come sta andando? Peccato perché starebbe andando bene, ci è andato un minuto di penalità perché si è timbrato in anticipo. E ora una scelta sbagliata di gomme, siamo andati via con l'R, il pubblico ha tirato un po' di neve nella strada e un macello via. Quindi probabilmente con una scelta di gomme giusta e senza quel minuto lì sarebbe andata molto molto bene. Invece... Grazie.